al focus, oggi la fotobiostimolazione, una terapia nuova che serve a rallentare, che è ancora agli inizi, agli esordi, a rallentare la progressione delle cosiddette maculopatie secche della retina. Allora, dottor Guaracino, spieghiamo innanzitutto a chi ci ascolta cos'è la macula e quindi la maculopatia e come si degenera la macula della retina e con quali effetti. Allora, la macula è la parte centrale della retina, la parte posteriore che si trova proprio sull'asse visivo ed è la parte più importante per quanto riguarda l'acutezza visiva e la visione diciamo diurna. La presenza, diciamo, in questa zona della maggiore concentrazione dei fotorecettori permette, diciamo, la normale visione. La situazione, diciamo, invece degenerativa che viene indicata come maculopatia è legata a tanti fattori, cioè la presenza di un'alterazione della funzionalità dell'epitelio pigmentato che è, diciamo, una componente essenziale degli strati della retina, la cui degenerazione determina un'alterazione della visione che può essere, diciamo, progressivamente ingravescente fino addirittura a portare alla cecità. Si tratta di diciamo, una patologia abbastanza frequente, si calcola che dopo i 75 anni circa il 70% delle persone, diciamo, può andare incontro a questa situazione. Esistono due forme di maculopatia: la maculopatia umida, legata a uno Sì, questo squilibrio. lo diciamo tra poco. E Ah, quindi in perfetto. effetti gli effetti sono come dire, a un certo punto la perdita progressiva, vero, La perdita progressiva della visione, della che visione. dapprima, diciamo, può essere legata soltanto a dei lievi disturbi come distorsione delle immagini e nelle fasi, diciamo, finali a una perdita totale del visus, quindi capiamo come una situazione molto importante, Sì. diciamo, si chiama cecità funzionale praticamente Certo. dell'occhio. Sì. Dicevamo che a secondo se si tratta di una forma, diciamo, secca o umida, la Sì. progressione può essere più o meno veloce. Nelle forme umide, diciamo, la velocità con cui si hanno, diciamo, i sintomi e la diminuzione della visione è molto molto rapida, mentre nella forma secca esiste una progressione molto più lenta ma inesorabile. Potremmo dire che pur essendo veloce il peggioramento nella maculopatia umida, esiste la possibilità di una terapia che possa far migliorare la visione dell'occhio, come invece fino ad oggi non esiste una terapia valida e importante per la maculopatia secca, che ha una progressione più lenta ma È inesorabile. inesorabile, cioè quella che non ci auguriamo mai, insomma. Perfetto, perfetto. Sì. Ecco, e siamo a questa, come dire, qui mentre proseguono queste immagini, noi scegliamo sempre i fumetti per spiegare in maniera, come dire, non impressionante, ecco, non cruenta. Perfetto. Ecco, quindi abbiamo detto, abbiamo chiarito che cos'è la maculopatia, che Sì. cos'è appunto la differenza tra umida e secca, quella umida che è curabile. Certo, non guaribile Sì. probabilmente, ma curabile con Con i farmaci. i farmaci, diciamo, in effetti si tratta di effettuare delle iniezioni intravitreali Intravitreale, sì. con dei farmaci che a secondo, diciamo, delle loro caratteristiche vengono somministrati ogni mese e mezzo, ogni 3 mesi, Sì. ogni Che sei mesi a voi fate seconda. alla Salus con Trotta, no? Col dottor Trotta, insomma, Sì, insieme. le maculopatie purtroppo in questo momento non ci permette, diciamo, la regione di farle perché c'è stata una restrizione. Ecco, qui è la visione quando al centro non si vede più nulla, vero? Perfetto, quella è la visione della maculopatia, Sì. diciamo, sia della forma secca che della forma umida, quando, diciamo, si verifica praticamente questa perdita totale della visione, cioè la parte centrale dell'immagine risulta dapprima deformata e poi completamente Sì, offuscata. purtroppo è una tragedia quando si incappa in questa cosa e non se ne esce più. Purtroppo sì. Dunque, passiamo al centro della nostra intervista, sul
su questa tecnica rivoluzionaria che si chiama appunto fotobiostimolazione o fotobiomodulazione, come la Sì. chiamano gli anglosassoni. Ecco, Perfetto. cosa avviene nelle cellule? Allora, in effetti tutto parte dalla considerazione del fatto che le cellule emettono delle Ecco, questa è la onde. macchina, è vero che Questo serve? è il macchinario che Sì. anche in questo momento ci è stato noleggiato e abbiamo in dotazione per poter fare, ripeto, è una situazione che è proprio all'inizio. E Noi agli abbiamo fatto esordi, una, sì, abbiamo fatto sì. una cinquantina di casi e questo macchinario praticamente emette delle onde, delle onde elettromagnetiche, praticamente dei fotoni, una luce a 890 nanometri che è nell'ambito degli infrarossi, che praticamente permette di raggiungere gli strati posteriori della retina e l'epitelio pigmentato nel quale avvengono le degenerazioni. Cioè, che cosa succede nella forma secca? Che praticamente si ha una sorta di atrofia dell'epitelio pigmentato. L'epitelio pigmentato della retina, che normalmente, diciamo, ha una funzione di schermo, cioè rimbalza i raggi luminosi e li porge ai fotorecettori per poter scatenare tutto quello sistema, Quel diciamo, che meccanismo innesca la visione, sì. comincia a perdere la sua funzionalità. I primi sintomi possono essere visti con la presenza di drusen a livello della retina. Che cosa sono le drusen? Sono degli accumuli di sostanze che non vengono più portate via dal circolo sanguigno che irrora la retina, perché praticamente non esiste più una normale perfusione legata praticamente alla degenerazione dell'epitelio pigmentato. Per Quindi anche un cui problema vascolare, quindi dei vasi. diciamo, sì, è un insieme di situazioni che comporta la persistenza sulla retina di un materiale di scarto, diciamo così, che viene evidenziato come delle piccole escrescenze giallognole che poi a lungo andare portano il soffocamento e il mancato funzionamento dell'epitelio pigmentato e la morte apoptosi delle cellule. Quando succede questo, poi praticamente la funzionalità della Ecco, retina qui viene la compromessa. macchina emette questi raggi che sono praticamente non visibili Sì, dall'occhio non umano, sono sono infrarossi. non sono fastidiosi, E bisogna non è stare con le doloroso. palpebre chiuse, Sì, vero? praticamente il trattamento dura 5 minuti, vengono fatti 9 trattamenti a distanza di 2 giorni, 3 giorni l'uno dall'altro, per cui la programmazione dell'intero trattamento deve essere fatta secondo questo schema. Vi ripeto, siamo ancora nella fase iniziale dell'applicazione di questa terapia che tra l'altro è stata approvata dall'FDA americano dopo 5 anni di studio. Non ha nessun tipo di controindicazione, non è dolorosa, non è fastidiosa Ecco, e quindi, sì. praticamente il paziente si è visto che nel 50% dei pazienti trattati si hanno dei benefici, benefici che possono essere di diverso tipo, cioè noi stiamo parlando di persone che hanno una visione estremamente ridotta, quindi già il fatto di magari far riprendere la funzionalità visiva a una persona che vedeva la mano a mezzo metro e la rivede poi a 4 metri, a 5 metri, questo significa poter vedere la televisione, poter avere una vita, Sì. Ecco, diciamo, in maggiore autonomia, quindi sono per noi dei risultati molto significanti, anche perché non esiste una terapia alternativa. Prima soltanto si potevano dare degli integratori e, diciamo, delle sostanze chimiche che potessero andare a ripristinare il contenuto di pigmenti maculari, l'uteina, zeaxantina e i vari sì. elementi, diciamo, zinco, ferro che si è visto carenti in questo tipo di patologie. Ecco, in effetti è una terapia che mira a rigenerare, a recuperare il mitocondrio, è vero, delle Sì, in cellule. Quindi è effetti. come se fosse una immunoterapia, perché innesca la capacità dell'occhio, del nostro, dell'individuo, di recuperare delle proprie energie, è vero, dal nostro Sì, si è organismo. visto che le onde, diciamo, i fotoni con la lunghezza d'onda a 890 nanometri riescono a stimolare la funzionalità dei mitocondri. I mitocondri sono contenuti nelle cellule e vengono considerate la centrale elettrica della cellula, cioè Eh sì. tutto si innesca grazie all'energia
prodotta dai mitocondri. E praticamente questa, come dire, il mitocondri riapertura è il cuore della cellula. Sì, sono degli organoli che sono presenti nella cellula, sì, che hanno la funzione di, come dire, sostenere energeticamente la cellula. E quindi questa riapertura della centrale elettrica cellulare permette, per così dire, il ritorno alla funzione di quelle cellule che non sono andate incontro, sì, per i processi degenerativi. Bisogna recuperarle, insomma. Sì, recuperarle e farle funzionare al meglio. Cioè, sì. Quindi è importante che questa cosa venga fatta non nelle, appunto, condizioni di estrema degenerazione, l'ultimo stadio, insomma, nelle quali praticamente tutte le cellule non diciamo, hanno più la capacità di recuperare. Sì. Ecco, lei prima l'ha accennato, io faccio l'ultima domanda, insomma, certo. Ci si deve, vediamo mentre vediamo la paziente, sì, ci si deve sottoporre a sedazioni, si prova dolore, insomma? Assolutamente, è un esame. Vi sono effetti collaterali, controindicazioni? Allora, allo stato attuale non esiste nessuna controindicazione, non è doloroso, non si fa alcun tipo di anestesia e praticamente il paziente, il trattamento dura 4 minuti, quindi è un trattamento completamente diciamo innocuo, non dà nessun tipo di fastidio né prima e né dopo al paziente. Ripeto, dopo quanto tempo si cominciano ad avvertire i primi, allora, sintomi di miglioramento? I primi sintomi di miglioramento, noi, per quanto riguarda la nostra esperienza, anche se molto limitata, già dopo i primi 2 o 3 trattamenti, dopo la prima settimana, già il paziente comincia in alcuni casi diciamo, a dire una migliore, una visione più chiara, una migliore sensibilità al contrasto, quindi si comincia, diciamo, ad avere la sensazione di vedere un po' più nitido, che è praticamente già una situazione di molto aiuto del paziente, perché il paziente in questi casi diciamo, vi ripeto, ha una situazione visiva estremamente ridotta. Ecco, qual è la cadenza delle sedute? Le sedute si fanno settimanalmente, se ne fanno 3 a settimana, per 9 sedute in toto, quindi diciamo 3 settimane di sedute. Ed è importante, e sono ripetibili? Sì, è importante proseguire secondo questo schema, che sono poi gli schemi che a livello internazionale vengono effettuati. Diciamo che non esistono tanti centri, nel sud Italia siamo gli unici che stiamo attualmente utilizzando questo macchinario, che noleggiamo diciamo, per poter vedere, diciamo, l'efficacia dello stesso sui pazienti. Ma esistono pochi centri ancora che effettuano questa terapia in Italia. Si spera che con diciamo, come dire, con la sperimentazione di questi e con la valutazione dei risultati si possa incrementare, ecco, questa attività. Sì. Ecco, quindi chi ha già una maculopatia, però non ha, è sicura, sì, però non negli ha stadi iniziali, stadi già iniziali, dovrebbe, ecco, cercare, può chiamare la Salus, può certo, chiedere, certo, al dottor Guaracino, sì, e sì, quindi sì, capire anche se ci sono le condizioni per fare questa terapia, ma ci sono sempre, da quello che abbiamo capito, sì, 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 purché non sia troppo tardi, ecco, quello è il punto. È importante non arrivare agli stadi terminali della malattia, perché poi le cellule residue sarebbero troppo poche per poter innescare il miglioramento, quindi è importante che ci sia una certa vitalità ancora dell'epitelio pigmentato per poter stimolare, come dicevamo prima, adeguatamente diciamo, le cellule. Ecco, e su questo argomento, per quanto sia importante, lo conferma questo impegno che voi avrete a febbraio, mi pare, fine febbraio, sì, avrete un meeting proprio sulla fotobiostimolazione. Sì, siamo stati contattati dal GOTA, diciamo, italiano, di questa... Sì. Di questa nuova terapia, perché si tratta della medicina quantistica che ha, come dire, innescato il meccanismo scientifico che poi ha portato anche all'applicazione oculistica di questo tipo di terapia, cioè il fatto che praticamente l'emissione delle onde elettromagnetiche avvengono in maniera diversa a seconda se la cellula è sana o è malata, e quindi questo laser cerca di ripristinare la normale emissione, diciamo, cellulare, per poter far sì che la cellula, una volta che riemette in maniera adeguata le onde elettromagnetiche che emetteva prima, passa dallo stato di
come dire, malattie allo stato di salute, ma questo detto in termini molto semplicistiche, molto semplicistiche. Quindi verranno, saremo diciamo, in compagnia diciamo, di nomi di fama, ecco, nazionale, la massima espressione della... di fama nazionale della medicina quantistica, sì, e anche di oculisti che in Italia hanno già cominciato a, a sperimentare questa terapia e porteranno i loro risultati. Noi nella nostra piccola esperienza già abbiamo una piccola casistica, ma sappiamo che quanto più è ampia la casistica, tanto più attentibile, certo, sì, la, sì, tecnica. Sì. Quindi... Comunque l'occhio, insomma, da quello che capiamo, che intuiamo, è uno degli organi su cui si... ci sono, tra gli altri, insomma, ci sono i progressi più evidenti. Assolutamente sì. C'è la ricerca scientifica che fa passi da gigante, che va sempre, in questo caso, a scoprire delle tecniche che sono le meno invasive possibili. Certo, perché qui... anche perché con questa, cioè andando alla, come dire, all'origine di tutto, si cerca di capire come mai delle cellule che fino a un certo momento funzionano in un certo modo, a un certo punto cominciano a funzionare male. Questo potrebbe aprire, sì, diciamo, delle, certo, terapie anche per quanto riguarda i tumori, e infatti sono state, sì, studiate. Sì, la fotobiosimulazione viene usata anche assolutamente per, sì, le neuropatie. La nostra è un'applicazione, diciamo, come dire, collaterale, diciamo, sì, è stata studiata soprattutto per poter cercare di migliorare situazioni molto più importanti. Insomma, è un po' il futuro, sembra il futuro. Speriamo, speriamo di sì. Anzi, già quasi presente. Sì.